Ciao, si suona, ciao, sono Daniele Pacchini di chitarralab.it. Bando alle ciance e vediamo un ottimo esercizio di scioglimento per la pennata alternata sulla pentatonica. Prendiamo il pattern numero 1 di pentatonica, che è il pattern più utilizzato, in tonalità di La minore. Quindi mettiamo il dito 1 sulla sesta corda al quinto tasto e facciamo la diteggiatura 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4 e torniamo indietro. Associamo un numero a ogni nota di questo pattern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attenzione, i numeri che ho associato a queste note non sono gli intervalli delle note stesse all'interno della scala. Esempio, questo è un La, questo abbiamo detto che è la seconda nota della pentatonica. In realtà l'intervallo di questa nota è una terza minore, La, Do. Quindi ritorniamo ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. L'esercizio di scioglimento in questione è chiamato skip note, quindi salto di nota. Quindi invece che fare 1, 2, 3, saltiamo la seconda nota e facciamo 1, 3. Poi partiamo dalla seconda nota e facciamo, invece che 2, 3, 4, facciamo 2, 4. Poi partiamo dalla terza nota e facciamo 3, 5, poi dalla quarta nota, 4, 6 e così via, quindi. Sulle ultime due corde e torniamo indietro partendo dalla dodicesima nota, che era quella presa con il dito 4 sulla corda 1. Tutto questo con la pennata alternata, quindi giù, su, giù, su, giù. Su, giù, 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 su. Se andiamo a vedere nel dettaglio le prime due note dell'esercizio, quindi 1, 3, io anziché alzare il dito con il martelletto e spostarlo sulla corda sotto, ho schiacciato il martelletto per avere un suono più legato. Questa pratica la potete fare tutta con il dito 1 e anche nei casi in cui avete il salto di nota da suonare con lo stesso dito, quindi con il dito 3. Quindi 1, 1, qui no, 1, 1, schiacciate, 3, 3, 1, 1, 3, 3 si schiaccia, 1 si schiaccia, qui non si schiaccia, 1 si schiaccia, 4, 4 schiacciando. Il contrario tornando in su. Quindi schiacciato, martelletto. Ma vediamo l'esercizio completo suonato a varie velocità con la pennata alternata e con il tab sotto che scorre a tempo. Thank you.
Mi raccomando, partite lentamente, curando sia i movimenti della mano sinistra sia la pennata della mano destra, e poi provate ad aumentare la velocità e a spostare la tonalità con il pattern 1 e provare anche questo esercizio sugli altri pattern di pentatonica che conoscete. Tutto chiaro? Come sempre, se volete farmi sognare, iscrivetevi al canale, commentate, condividete e venite a trovarmi su chitarralab.it. Ciao!